sei iscritto a... Cupido 2.0. Ci ho conosciuto Ludovica. E io ci ho conosciuto Giulia. Ludo, tu lo sai che ti voglio bene, che ti riempio sempre di complimenti. Ho capito che siamo a Natale. Ma ti è truccato con mia Befana. Spiritoso. Giulia, ma con chi stai? Ma che domande mi fai? Sono con la mia famiglia, no? È Natale. Gelosone. Ed ora scambiatevi un segno di pace. Ma come, già se ne va? Ma non è finita la messa. Aranjay, è il segno di pace, lo fanno tutti. Ah. Comunque, piacere, Ambrogio. Io non mi chiamo Ambrogio, mi chiamo Peppino. Ma frainteso, io mi chiamo Ambrogio. Ah. Sì, sono a due giorni di Sant'Ambrogio e mamma mi ha fatto il suo regalo. È la casa del signore. Comunque, lei, che è un meridionale, che cosa è venuto a fare qua a notte? È venuto qui a sgraffignare. Mio marito appena apre la bocca fa delle figure da cioccolataio. Il mio anche quando sta zitto. E io un vigilo, guardo, eh. Ma come si permette? Come si permette? Posso, certo. Siamo i Colombo, io sono bianca. Celeste. Lo vede quel bel ragazzo biondo lì col ciuffo dietro? Mio figlio, Riccardo. Riccardo. Dammi dove blasfeme, blasfeme. Oh, scusi tanto, buonasera signorina, enchanté. Sono Giulia, la ragazza virtuale di Riccardo. Virtuale in che senso? Beh, nel senso che non si sono mai incontrati da vicino. Mai incontrati? Mai? No, ancora no, no, purtroppo ancora no. Ehi, voi due? Una da figura in merda mi ha fatta pappa. Quello lungo? Il mio simbone. Sì, ma sta sempre più lucoso, ma... Siete. Infatti lo vedo, è sciupatello. Ma che capivi, due cose, un telefonino, dice che ci lavora, mio figlio. Eppure il mio dice che ci lavora. Ma quando mai? Quelli sa cosa fanno. Un mio parla da solo. Che potessi ricevere. È sempre bello avere tanti, tanti amici. Ragazzi, anche se sono qui ai Caraibi, sono sempre con voi. Vi porto sempre con me. Mi raccomando, ci vediamo presto. Ciao! Signorina Eva, ha deciso da bere? Sì, gentilmente, posso avere un fashion honey? Grazie. Anche questo Natale è sola? Eh sì, sono una fashion blogger. E inoltre sono la testimonial di Cupido 2.0. E anche se oggi è Natale, i miei follower hanno bisogno di me. Cari amici, vi auguro un mare di felicità e che questo Natale vi faccia incontrare l'anima gemella. Magari su Cupido 2.0. Un bacio porta fortuna e tanti, tanti auguri. Ciao! Perché questa che ti ha fatto? Ma dico, guarda, guarda che spettacolo! Io lo capisco che la natura esteticamente ti ha molto penalizzato. Guarda che c'han fascia, una voglia di cinghiale. Però te devi dar da fare. Se tu vuoi rimorchiare, se vuoi cambiare la tua vita sentimentale, te devi iscrivere a un sito di questo. No, dico, no, ma te rendi conto, guarda, è un'infinità. Perché questa non ti piace? E basta. Ma che vuol dire? Giusto perché quando la baci si ha da tappo. Ma intanto è la prima volta, è un'iniziazione. Ma da me non è. Ma che stai a luce lì? Aspetta, che no. Fermate, fermate che lampeggio. Eccola. C'è una che è scritta al sito che sta nei vicinanze. E se è scritta vuol dire che sessualmente è disposta a tutto. Dove sei, bella fatina? Dove stai, bella tessio? Vieni qua. Dove stai? Eh? Eccola, eccola, si sta avvicinando! Buonasera, vi posso offrire un caffè? Ah, Brigitta, capirai chissà che me credo che era. Ha parlato Miss Universo. Ah, come? Te presento Brigitta, Biancaneve e i sette secchioni. Ciao, che il caffè te lo offro un'altra volta. Quanto mattizza me Brigitta. Checco! Ma chiamate il principale, donna a lavorare. E che faccio, non mi lasci qua? Ah, ma sta tranquillo, ma chi ti porta via te? Guarda che scianfaccio, ha fatto un frontale con una rondine. C'ha paura, c'ho. Si vede proprio che mi vuole bene. Eccolo! Ma possibile che voi romani troviate sempre un baretto dove perdere tempo? Ma l'atmosfera è natalizia, no? Io a Natale ho sempre lavorato, perché per me il lavoro è preghiera. Chiedo bene se la informo, ma io alla tenera età di 15 anni già lavoravo con mio padre. E che lavoro faceva tuo papà? Niente. E tu? E gli dai una mano. Come potevano mancare gli auguri di Natale del vostro Leo, del vostro The Body? Dopo i bagordi natalizi, Isanoreica, ideale per restituire tonicità ai vostri addominali. Guardate un po' che roba! È troppo bello, mio figliolo.
Babbo, mamma, sono in diretta, sto lavorando, non dovete parlare, dovete stare in silenzio. Devo essere credibile, la mia immagine deve essere credibile. Io faccio l'influencer. E poi c'ho circa 800.000 follower che seguono tutti i miei consigli. È un donnaiolo, è come il suo papà ai vecchi tempi. Sembra il Davide di Michelangelo. Mi piacerebbe, guarda come sono messo sugli addominali. È vero, sorellina? Il sole sta sorgendo. Ma senti, amore mio, ora che tu fai testimonial per la chat di Cupido 2.0 e tu trovi veramente una donna vera, e che è l'ultimo Natale che tu passi con la tua mammina. Mamma, non ti devi preoccupare. Tisello! Ma dove vuoi che la trovi un'altra bella come te? Eh? Dove la trovo? Ti amo. Posso fare una domanda? Tutti. Ma lei è meridionale? Già zicco, non stacco. Che lei è sposato? Certo. Ah, una bella signora, complimenti, eh. Ma che fa? Mi guarda la moglie? No. Lei mi guarda mia moglie. Ma no, una domanda confidenziale, no? Mm. Volevo solamente capire, sapere se lei con la moglie copula. Saranno fatti miei, no? E non risponda. Vabbè, però rispondo. Onestamente io ci do. Forse non mi crederà. Anche due volte al mese. Lei? Due volte al mese? Sono spesso. Ma mi faccio il piacere che ho fatto il militare a Cuneo, su. Sentiamo il cambio. Lei invece? Quante volte lo fa? Quando è stato l'ultima volta che l'ha fatto allora? Dunque, che giorno è oggi? Oggi? È Natale, 25 dicembre. Ma neva. Sì, ma di che anno? Babbo, ho capito. Lei secondo me lo fa una volta ogni mondiale di calcio, ogni 4 anni. Poverina. Però, Brasile 2014, ho saltato. Addirittura? Beh, ma ero deperito, ero stanchino. Però stasera questa bella nottata stellata, sì, sì. Io faccio come dicono a Firenze, faccio le fiammai. Stasera ci stanno i mondiali. Ma lei, il capitone, a Natale, se lo mangia? Io no, mia moglie sì. Ci piace assai. Scusa papà, ma oggi farò un po' tardi. Riccardo, io non ho ancora capito che lavoro fanno tuo figlio. Quante volte te lo devo dire? Fa lo youtuber, una roba di noi giovani. Youtuber? Ma cos'è? Un lavoro virtuale? C'è anche una fidanzata virtuale? Piuttosto, ascolta una cosa. Cosa c'è? Dobbiamo cercare di farli incontrare. Così possono vedersi, baciarsi, toccarsi. Si palpano, si toccano, magari ti fanno una segnina. Basta. Dai! Però sai cosa sto pensando? Che oggi purtroppo l'amore è così, è virtuale, vola nell'etere. È come l'uccello viaggiatore. E non me le servire su un piatto d'argento, però, eh? No. E sono 100 euro. 100 euro? Sì. Vabbè, per mia moglie questa ed altra. Che meraviglia che ci sono uomini che si ricordano ancora di questi anniversari. Amore! Stavi parlando di me, vero? Mi scusi a mio marito. Buongiorno. Buongiorno. Scusate, posso avere anche un bigliettino? Certo, come no? E che dovete fare a questo bigliettino? Vabbè, devo scrivere una frase d'amore a mia moglie. Oh, state ancora a scrivere le frasi d'amore. Ce l'avete un telefonino? Sì. Me lo di. Ambro! Prego. Come si chiama sua moglie? Pupilla. No, di che di nome? Pupilla. Proprio Pupilla. Di che nome è merda della moglie? Facciamo un omaggio a Pupilla. Pupilla, Pupilla, sia femmina più bella, un cuore merata, e l'angio sposa, ma, sorrido, sposo. Che state facendo? Lasciate stiamo scrivendo da solo, bigliettino, fanculo. L'aspetto! Ciao a tutti ragazzi, qui Awe, dove è Todd? Io e Gianni abbiamo le crisi d'identità. Ce l'avete chiesto in tantissimi e siamo finalmente tornati. Che fai? Ma stai spiando nostro figlio? Che sono preoccupato. Io potrei parlare di Gianni. Nostro figlio è pazzo, parla di pazzo. Ma che dici? Sta lavorando. Ma che lavorando? Sta parlando con pazzo. Se non fosse per i soldi che guadagna lui sul web, non sarebbe un mare di guai. Tu hai la tua felice idea di andartene via dal catasto. Tesoro, è stata una selezione naturale. Di chi? Dettata dall'arte che è me. Tranquilla che quando Gio Espo sarà famoso. Quando Gio chi? Ambrogio Espo, se Gio Espo sarà famoso, ci sarà la ressa botteghina. E ci mettiamo a fare il canzoncello e poi faccio la fine di mio padre. Fammi tornare al bottega, va? Che mi stai facendo seccare anche le piante. Brava, non farle seccare, tesoro. Che quando Gio Espo sarà a Sanremo, la dopo Floreale hanno accattato me, hai capito? E tutti mi diranno che belle fiori che ti erano.
Mi chiami domani quando ti svegli? Assolutamente sì. Quando mi sveglio ti chiamo, te lo prometto. E poi domani sono 9 mesi che siamo assieme, mica me lo scordo. Allora l'app che ti ho regalato funziona. Ti avverte la sera prima, no? Allora domani, che è il nostro complimese. Che è il nostro compleanno, dopo un mese. Va bene. Ciao amore. Ciao. Ricky, sei sveglio? C'hai ancora i caccoli all'occhi? Senti là. Cos'è? Stanno litigando. Perché tu non mi dici mai qualcosa di carino. Io non so più come fare. Ma io non sento niente. E per forza, perché te sei sordo come una campana. Cioè, nei tuoi video fai tutto lo spavaldo. Io di qua, io di là. Ma ti rendi conto che si fa riprendere da una che neanche ha mai visto una volta nella vita? No, ma così roba non va bene. Roba da matti. Mamma mia, Giulia, mi sta salendo l'ansia. Ma cosa dici? Ma non va mica bene, bisogna fare qualcosa qui, Ci vuole un'idea, ci vuole. Io la posso avere, che sono carabinieri, sai, ho delle idee straordinarie. I carabinieri sono così estrosi. Un'idea anche delicata, che abbia tatto. Bravo, tatto e delicatezza. Io ci posso provare. Riccardo! Papà, un attimo! Ma che un attimo, vecchi? Ti chiamo! Dai, non rompere i coglioni! Hai visto che tatto? Ma dico, ma sei scemo? Sarebbe questa la tua idea di tatto? E questo è tatto. Ricky! Dai, muoviti! C'è per sti cazzo di computer in mezzo ai coglioni! Arriva, vedi. Cosa c'è? Ascolta una cosa. Qual è il problema? No, siediti un attimo, volevamo dirti una cosa. Un complotto questo. Ma no! Ma quale complotto? Volevamo solamente fare 4 chiacchiere con te. E la mamma voleva dirti una cosa, vero? Diglielo tu, una cosa delicata, eh? Amore, il papà e la mamma sono un po' preoccupati per te. Un po', ma molto preoccupati. Perché questa storia che hai con questa ragazza, che non hai mai neanche visto, insomma, è un rapporto un po'... Un po'? Non è un rapporto vero, è virtuale. Cioè, c'è, ma non esiste. Virtuale? Qual è il problema? Ma scusami una cosa, hai mai pensato come mai ho sposato la mamma? Sinceramente no, papà. Sinceramente neanch'io. Vai avanti. Te lo dico io, perché io ho sempre amato la mamma. E la amerò per tutta la vita. Quando andavo a prenderla a scuola, che ero innamoratissimo, appena vedevo la bianca, me la prendevo, me la baciavo, me la stringevo, me la pastrugnavo. E lei ci stava, perché ci piaceva. Ma queste immagini no, però, papà, per piacere. Ma con la tua ragazza non è così. Parli al computer e ti baci, ma non ci metti mai la lingua in bocca. Ma dai, scusami. Per favore, una bella linguetta. Voi, sono mesi che mi rompete le scatole, siamo seri. Noi. No, tu! Le persone hanno grandi sogni, desideri, ambizioni. Ma vedete, sognare, desiderare, non basta. Io ci sono e 3 passi per trasformare la tua vita in un capolavoro. Ambrogio! Ambrogio! Ancora questa storia del cantante neomelodico? Impara a superare gli ostacoli. I cavalli superano gli ostacoli. Tu sei cavallo? Leo è un uomo curioso della vita, innamorato della madre, ma soprattutto ci credo! Leo. Il mio compagno delle superiori. Sì, vabbè. Cosa aspetti a venire a passare la vacanza da single con Leo? È ancora bello. Madonna, se sei bello, la Madonna, ma se è bello! Ma chi è bello? Tu, amore, dormi. Siete pronti per una vacanza straordinaria? Siete pronti ad innamorarvi? Cupido 2.0 finalmente vi offre questa opportunità. Iscrivetevi ed insieme passeremo una vacanza super fashion ed indimenticabile. Ma questo sole e mare a volontà. Tutto questo grazie a Cupido 2.0. Vedi, Simone lì dovrebbe andare. È lì che deve andare Riccardo. Forse ci dovrei andare anch'io. Scusa. Mamma, fatta il bagno! Ma che mi ha scambiato? Per il delfino curioso! Esagerato, per 2 goccine d'acqua! Certo, vorrei dire che domani vengo a lavorare con la ciambella, dì! Sembra che mi sono appicciato sotto! Ma dico, c'è con io nel bagno, Maria! Sempre salutata, madre. Ma domani come mi presento? A sta vacanza da single. Dottore... Scusi se mi permetto. Le posso chiedere un consiglio? Certo. Io non sono inventata di rimorchia durante una vacanza da single. Cerca di mostrare il tuo lato migliore, magari quello meno peggio. Però, tieni. Aforismi d'amore. Quello che le donne vogliono sentirsi dire. Oh, grazie, dottore. L'ho detto di no, lascialo stare. Ma sei un'idea tua. Non dirlo, ho perso. Ma cosa state facendo? Mi state spiando? Noi! Ti mancherà no, stai uscendo. Vado a fare un prank e torno. Sì, ah, allora un prank, allora senti, prendine 2 di prank, perché dopo io lo mangio, sì, dopo, bene, lo dai, mangio raffermo, a me mi piacerà fermo. Chiudi la porta, mi raccomando.
Bene, un momento, fermati. Entra la legge prima. Sono io la legge. Vedi quante ragazze, queste vorrebbero la pannocchia di Simone. Mannaggia miseria. Vieni qua, sono riuscita ad accenderla. No, 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 non cominciare ancora. Vai, mo. Che fai? Simone ci parla con questo. Viste una spiga, si sente tutte cose. È la pagina del sito Cupido 2.0. Abbiamo fatto bingo! Sì. Ma cosa vogliamo fare? Mica possiamo entrare, c'è la violazione della privacy. Ma che violazione della privacy? Io sono un carabiniere nell'esercizio delle proprie funzioni. Io se voglio fare una cosa la fai qui. Oh. Sì. E allora che cosa faccio adesso? Fai enter. Ma se enter questo qui viene fuori un casino. Schiaccia il tasto. Ah, quel tasto qui. E allora dillo, no? Schiaccia il tasto. Eccolo qui. Cupido 2.0. E mo? E c'è Ricky online. Chi è? Che ne so, sarà l'amica sua. Una ragazza? Una ragazza si chiama Ricky. Ma c'è gente? Porca miseria, fa che c'è? Salve. Te l'ho detto che Ricky non è il nomignolo di una donna, io figlio di chi lo scemo. Uè, guardi che lo scemo lo sente. E anche bene. Anche. Oh, guardi, lo scusi, sa, mio marito è un artista. Neomelodico. Quindi sta a parla. Ma siete anche voi qui per spiare, ragazzi? Noi non stavamo facendo niente, da bravi genitori, coscienziosi e anche un po' moderni. Ci stavamo occupando delle questioni d'amore di nostro figlio. Ah, perché no? La mia idea era... Volevo invitare la ragazza di Simone alla vacanza, spacciandomi per mio figlio. Cosa vogliamo fare? Vogliamo scrivere una lettera alle ragazze? E chi è? Ah, Riccardo. Ludovica, bellezza mia. Cara Giulietta, sprinto o normale? Facimmo una bella vacanza in Copposito, così ti vedo quel bel musetto che tieni. Bus alla vacazione. La vacazione sarà la vacanza della chat. Facimmo una bella vacanza. Facciamo una vacanza? Oddio, andiamo in vacanza insieme io e Simone. Non vedo l'ora di venire in vacanza con te. Oddio, mi sta venendo la crisi pure a me. Adesso che faccio? Ah, non ci posso credere. Non ci posso credere. Oddio, vado. Oddio, ok. Se trovassi un uomo bello, ma bello, bello da togliere il fiato. E che mi faccia anche soffrire un po', però, eh. Quanto sarebbe bello soffrire per amore. Ecco qua, un altro sfigatissimo single. Ma dai, non rispondere. Ma che scherzi, è il mio lavoro. E poi senti qua, è uno corto. Entrare nel cuore di una donna è trovare un unico desiderio in cui perdersi. Ti lamenti sempre che gli uomini sono tutti uguali. Finalmente hai trovato un mostro, guarda qua. Senti, gli mando un cuoricino, un ciao, così premiamo la cultura. Via. Oddio, un virus. Ma non è mica così tanto brutta, scusa. Ti ricordi di me? Mi sta chiedendo se mi ricordo di lei. Ma ti sembra una da dimenticare questa? Ah, allora la conosci? Eh sì, andavamo a scuola insieme, Bertuccioli Bianca. Ma era già brutta da piccola, pensa da vecchia. Basta, mi stacchi da tatuaggi. Basta, no, non c'ho più. Ecco, dottore, e allora faccio un buon viaggio? Oh. Bene, io starò ad Oslo 15 giorni. Ah, al raduno dei cervelloni? Sì, dove si presentano tutte le più grandi scoperte scientifiche. E lei che cosa presenta, dottore? Happy. Sti cazzi. La pillola della felicità assoluta, che aiuta a vedere il mondo più bello. È come se io indosso l'infradito, acceca una merda e penso che sia cioccolata. Claim efficace, rozzo ma efficace. Sempre delicatissimo il mio dottore, prego. Prima attenzione al mio ventaglio. Capite, che io, Luca? È un angolo. Prego. Grazie. Oh, chiudo che fa corrente, eh? Andate piano con questo elicotterino. Eccala, e mo sono levato per caso. Buon viaggio! L'elicottero mi ha fregato i vestiti. Torni a casa a mutande. Guarda che fisico. Sembra una cicogna incinta. E il genio si è dimenticato la borsa. E mo? Mamma mia, ha lasciato pure i pasticchi. I pasticchi della felicità. Happy. Happy, mo socchezzi. E mo il congresso che gli presenta? E supposta per la depressione? Vita mia, buon viaggio. Ma tu lo sai, per qualsiasi cosa... Fammi anche una telefonata. Vabbè, è inutile, manco per farti la telefonata, lo dico subito al vivo che il mio CD sta andando benissimo, stiamo guadagnando un sacco di soldi. Non è vero. Vieni, papà ti fa un regalo, ti regali il mio CD, così nelle notti d'amore queste crea atmosfere tropicali. Quanto ti dai per questo? 10 euro, tanto costo, non aggiungo niente a papà. Fai schifo. 200 prime, 10 sono 210 a papà. La plusvalenza, capi? Sei senza faccia. 210. Sta pure la mancia.
Tieni, mamma, vattene, per favore, prima che ti leva tutti i soldi. Buon viaggio, che te. Vai, vai. Ciao, papà, ciao. Ah, che bello. Hai visto quanta soldi ho tenuto? E lui lavora. Non è che fu Mariola. Ma che Mariola è una star di YouTube. Cosa? Un sacco di follower. Ed è un sacco di film perché ho... Gente che lo segue. Ma a piedi? No, col motorino. Ciao, amore, divertiti in vacanza. Ma voi non andate in vacanza? Noi? No. Che andiamo in vacanza, noi andiamo l'anno prossimo, andiamo. Va bene. Ciao. Ciao, amore. Copriti, che al mare... Divertiti, poi... YouTuber. Ciao, ciao. Certo che se ci scopre facciamo una figura di merda. Ma quale figura? Ciao. Ma cosa dici? Adesso partiamo anche noi, no? Gli facciamo una bella sorpresona. Ci vediamo tutti al resort. Eccolo qua al resort. Come che bello. Però siamo in incognito. Salve, benvenuti, ben arrivati. Chi è questo imbecille qua? Sono il direttore del resort. Complimenti per la chioma. E ne vado ghiotto. Comunque l'ingresso è di là dalla piscina. Ah, e dove passa sempre lei? Sì, entro sempre da lì. E ne vado ghiotto. Mamma, si sono trovati. Ci vediamo nella hall. Basta. Ha fatto male, è bellissimo questo resort. Poi, ma che c'è? Lui sta. Riccardino. Lì. Via. Ti sto dicendo che per la prima volta sono preoccupato perché Ludovica mi piace e non so come comportarmi. Poi tu lo sai che con le ragazze che mi piacciono c'ho quel problemino alle mani. Guarda qua. Ma che è? Colla? Ma guarda colla, ricca, questo è un po' di sudore. Ma che fate, assaggiate? Bene, Bianca! Ma un'idea di merda, sto travestimento, adesso mi tocca spuntirti per tutta la vacanza. Ma questa è un'idea geniale, idea del carabiniere, caro mio. E poi sta carrozzella qui è elettrica. Ma come elettrica? Elettrica, se io ad esempio... schiaccio questo bottone qui, guarda, questo qui, guarda cosa succede. Cosa ecco. Succede? No! Scusate, pista, ho perso il controllo! Tirati via, aiuto, spostatevi! Oh. Due belle gnocche, tre gnoccoloni, via! Oh. Se a me piacciono le mif, ti dico solo che io da ragazzino, perché va a portare a fare. Cicci! Ah! Oddio, ho rotto i freni inibitori, chiamate la volante! Grazie, molto gentile! Oh, ragazzi, ma scusa, ma... fateci l'arco! Pinto, perco controllo, questo no, fermati. No. Ah! Più veloce della luce! Signore, ma che sono molto buono! Aiuto! No, la vetrata no! Giappino! Scusi per la vetrata, eh! Sarà assicurato, sì. Paga tutto lei, paga! Ma che paghi? Sì, metto pure tutto in conto, direttore. E mi scusi mio marito perché di tanto fa queste cose da pirla. Ma che roba da pirla? Lei voleva uccidermi, la vede quella lì? Assassina! Senta, noi avremmo prenotato una camera con vista mare, grazie. Ma che cazzo me ne frega di una camera vista mare? Io voglio una camera con letto matrimoniale king size, bel grande. Peppino, ma che cazzo dici cazzo davanti al direttore? Lo scusi, guarda che io prendo una camera da singola, va bene? Da single e se necessario divorzio per questa vacanza, chiaro? Non siete i soli. Poco fa si è scritta anche un'altra coppia. Un'altra? Coppia. Che cazzo di coppia è? Ma... Leo è appena arrivato, è sceso dalla moto e si appresta a fare questa vacanza da single. Guardate un po' che roba. Permesso, lasciatemi passare. Ma te non sei quella del burlesque? No, già. Ma sei uno stalker. La gente non sa che cos'è la classe, ma per questo c'è Leo. Ah, finalmente conosco Ciao. La mia collega, influencer. Fashion blogger. Sai che sei tale e quale alle fotografie? Grazie. Usi filtri? Ogni tanto. Anch'io preferisco il naturale. Cioè, poi modestamente non ne ho bisogno. Ti piaccio? Ma io in realtà sono qui per lavoro, non per cercare l'anima gemella. Anch'io ci ho rinunciato, sai? Sai quante foto ricevo? Quanto? Una al minuto. Ah, una al minuto. Eccone una. Ah no, questa è mamma. Mamma! Sì, sono arrivato, tutto a posto, sì. Le fans, sì. Madonna, mi no, una per volta, sto, una per volta. Per no, per favore, Madonna, per favore, per favore, no, per favore. Guarda la foto, sì. Ma che guarda? Vieni qua, dai un bacino, un bacino. Il foulard, e dai, foulard. Che te la sistemi, il foulard, qua. No, vabbè, ma... Oh, mamma. Ma tu chi conosci? Riccardo. Ah, io, Simone, quello... Sì, altro. No, Riccardo. Ma quei due si conoscono. Dai, andiamoli a salutare. Ma tu sei proprio pazza. A me il disagio di vita oggi, proprio l'ansia di vivere mi sta assalendo. Guarda, quella ce l'ho sempre pure io. Tutti i giorni. Vabbè, comunque non ci stanno più. Se ne sono andati. Ok. Ehi, approdi. Celeste!
sorpresa! Ma sareste voi, la coppia che è venuta qua? Ma che... scambisti, cosa siete venuti a fare qui? Scambisti! Stavo scambiando due ghiacci con la signorina. Ma che scambisti, c'è il nostro figlio qua! Anche noi siamo venuti per lui, per quello che ci siamo travestiti. Non ci vediamo da Natale, ma come sta? Ma bene, 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 ma molto bene. Vieni che ci prendiamo un cocktail. E ce l'ho già. E lo butti via. Roba de matta, roba de matta. Qui sono tutti a caccia di prede, caro mio. Ma prede, che guarda i femmini. Guarda i femmini. La Madonna, la Madonna, la Madonna. E che noi abbiamo tanti like perché abbiamo costruito due personaggi virtuali esclusivamente adatti al nostro target. Il vero problema è questo, la vita reale. E Giulia e Ludovica sono due persone in carne ed ossa. Fondamentalmente tu mi stai dicendo che dobbiamo fare le porche. Ma no, le disinvolte. Perché se facciamo le romantiche, quelli sai che fanno? Il fugone. Arrivederci e grazie. E quindi arrivati a questo punto cosa facciamo? Che vuoi fare? Che ci comportiamo come due persone normali in un posto così romantico. Dobbiamo fargli credere che siamo inarrivabili. Sì. Intoccabili. Top, top. Vedrai che cadranno i nostri piedi, te lo dico io. Piacere, sono il professor Giovagnoli, psicologo. Leo, influencer. Anche lei qua, primorchia, sicuramente. No, io sono qui per lavoro, faccio il testimone. Guardi che l'ho riconosciuta. Lei è quello famoso sul web che dà consigli come diventare più fichi, più belli. Beh, io mi posso considerare un suo grande sostenitore, un suo grande fans. Io seguo scrupolosamente tutte le sue indicazioni, ma non ottengo risultati, guarda che roba dietro. Ma che le frega? Lei è un pensatore, un professore. Che bisogno ha dell'altro sesso? Lei fa tutto da solo, no? E certo, sono anni che faccio tutto da solo, dieci, ai galli e ai mani. Sarebbe pure ora che sverno. Comunque devo andare ad Oslo, a un importante convegno, per presentare una pillola sulla felicità. Poi mi sono detto, ma perché non stacchiamo da un attimo, ci concediamo un momento di evasione e suo evaso. Dal carcere. Comunque, se ha bisogno delle sue evasioni, io sono pieno di follower. Ma cosa ti sei messo? Il pigiamino dei carabinieri. Che sexy, no? Nei secoli fedele, l'Italia sedesta, l'Italia chiamò. Pam. Vediamo un po' cosa c'è in televisione. Oh. Ma caramba che sorpresa, ma che t'hanno schiacciato il cappello? No, dico, ma un po' di privacy, sta in bagno. Ma lei sta parlando con me? Guarda che sono carabiniere io, eh? Su, documenti, per favore, ferri i documenti. No, dico, ma stai parlando con la televisione? Sei scemo? Ma se Romanaro parla gli devo parlare, no? Non posso mica star zitto, oh. Ti faccio fare un ricovero coatto, mi stai facendo preoccupare, eh? Comunque, ne potresti essere utile? Esponga pure, ho le orecchie come un leprotto, dica pure. No, dato che sono entrato in bagno senza né cellulare e non mi sono portato niente da legge. E te vedo che c'è una faccetta stimolante, se mi fai qualche espressione mi aiuti. Bravo sulla linguetta. Bravo, sì. Ecco, mi fai cagare. Ma che schifo. Ma cambia canale. Sì, io cambio canale, sai che cosa metto? Canale 34, malattie imbarazzanti. Va a cagare. Sì, sono bello, bellissimo. Però adesso devo salutarti, eh. Che c'ho da fare? Ciao, bacio, bacino, bacetto. Leo. Oh. Ehi, hey. Ciao. Tua moglie? No, è mia mamma, la mia mammina. Ah. Ma che fai, ci provi con Leo? Ma che fai, parli in terza persona? Figo però. Senti un po', io. Eva è triste perché c'è un solo specchio. Ma come un solo specchio? Ma è una grande stronzata, ma è una cosa gravissima, oh, un solo specchio. Ho un'idea. Quale? Usiamo la TV. La TV? Eh sì, perché se Leo si collega alla TV con Leo, può vedere Leo sia davanti che di dietro. Se Leo si collega alla TV, può vedere se... Se Leo ha capito, Eva è felice. Ah, Eva è felice se Leo sì, ha capito. Ciao. Ciao. Non ci ho capito un cazzo. Amore mio, che stai guardando? È un film per ragazzi. Chi è che mi spia? Lo scusi, signorina. Sì, figuri, sono abituata, questo è niente. Ma che sta parlando con noi? Ciao, ciao. È certo che sta parlando con noi. Hai accennato la chat, ma come hai fatto? A culo, per fortuna. Arrivederci. Perché cambia da canale? È una chat. Una chat che la è buona. Bianca. Sì. Vieni un attimo qua. Ma stu cave bomba, che ci fai da televisione? Ma lei non ha ancora capito una cosa, scusi. Che tutte le camere sono collegate con una chat. Io non so cos'è la chat, lo sai, cos'è la chat? Dillo tu. No, guardi, ho provato a spiegarglielo, non lo capisce. Ma quindi dobbiamo stare attenti a non collegarci con i ragazzi? Sì, sì, allora, guardi Ambrogio, le faccio vedere. Sì. Vede tutti questi tasti qua? Non deve schiacciare mai, ma dico mai, ma mai, mai, e mai? Mai questo tasto qua. Se lei schiaccia questo, No,
Mamma! No! Ma che ti fate qua? Ma ci avete seguito pure in vacanza? Ma quale seguito in vacanza? Cosa stai dicendo? No, noi siamo in una teleconferenza condominiale su come salvare i coleotteri al nord. Ma non vi vergognate! Eh sì, ma ormai ce li siamo sposati. Amore della mamma, io non volevo venire, ma è il papà che insiste, insiste. No, no, insiste. Adesso che mi sono reso conto che stai bene, noi possiamo anche andare a casa. Allora, visto che adesso abbiamo visto che state bene, ce ne possiamo anche andare. No! Abbiamo pagato, restiamo. Amore, non è perché è una vacanza da singolo, ti puoi immaginare che c'ho lui. Ma pure in vacanza ci rompete le palle. No, amore, no. Ma guarda la ricca, guarda, guarda che la faccia schiaffa, mannaggia miseria. Mamma mia, che ragazzo aggressivo. Hai fatto un figlio che è una iena, mamma mia, è il tuo carattere. È il figlio loro. Salve. Salve. Come va? Tutto bene, grazie. Senta, ma non mi aveva detto che era uno psichiatra? Ma diciamo che noi psichiatri siamo molto riservati e non pubblicizziamo così la nostra professione, ecco. Ma invece ho saputo che lei è una cosa di cui potrei aver bisogno. È una cosa che veramente mi potrebbe far star meglio. Anche io ci avrei tanto bisogno di questa cosa. Ma io posso anche prendere due insieme? Insieme? A saperlo, mi sarei organizzato prima, ma sto da solo, che facciamo? Rinunciamo? E una volta in mano, mastico? Che mastica? Ma che è statica? No, no, che mastica? Ma che hai capito, scusi? Ma io intendo le pasticche della felicità. Ah, le pasticche della felicità? Sì, certo, sì. E si guardi, sono nella borsa là in piscina, se vuole. Posso... E certo, come vado. No, vada, vada. Ma che hai capito prima? E che ho capito? Arrivederci. Dice mastica, ma che mastica? Ma che è una gomma, mastica, è mastica, le fa male, eh? Allora, facciamo un altro gioco. Un gioco nuovo. Un gioco nuovo. Allora, bello questo. Facciamo così. Allora, respiriamo tutti quanti a polmoni pieni. E no, ma lei non può. Perché? Perché sennò scoppia. Ma ancora che giocate a fare i playboy? Ma vi siete visti bene? Te ti ha preso lungo che si dice che non stavo la sparecchi. Quest'arto in testa c'è una chiappa da maiale. Ma come ci permetti? Io sono carabiniere, ma che figura è che mi fa fare in mezzo alla gente, eh? Comunque vi ricordo che io sono uno psicologo, per cui le mie non sono offese, sono diagnosi. Ecco, scusa, c'è un collega che mi chiama. Che divertente. Pronto? Oh, ma dove sei finito? Carissimo dottore, sono qui in vacanza. Dai, andiamo a ballare! Oh, cos'è successo? Niente, sono leggermente scivolato! Le pillole della felicità sono lì con te, vero? Sì, non ti preoccupi, stanno in buone mani! Mi raccomando, conservale con cura perché sono le uniche uscite dal laboratorio. Ancora non so bene che effetti possano avere sulla mente umana, ma una cosa è certa, che a volte il desiderio di vedere per forza tutto bello può giocare brutti scherzi. Io sono Eva. Ma sta parlando con me? Sì. Con me? Senti, lo so che una donna non dovrebbe prendere iniziativa, ma tu... tu mi fai impazzire. Te l'ha mai detto nessuno che sei bellissima. E tu ne vai ghiotta, bella Eva? Sì. Che succede qua? Ma chi è questo? È un napoletano di Napoli, non farti caso, dicevamo. Che sei bellissimo. La bellezza cresce col passare degli anni. Ed io ne ebbi assai. Assai. È sposato assai. Tu fatti i cazzi tuoi. Ma non è un rapporto stabile, è un crisi, no? Il mio matrimonio, sì. Siamo persi. Lasciamo perdere, va. Senti, non scappare. Bocconcino mio. Oi. Mamma mia. Leo. Dimmi. Leo, ho visto qualcosa che mi ha impressionato. In effetti è veramente impressionante, ma non lo guardare. Ma non ci riesco. Ah, non ci riesci? Certo, è il gusto dell'orido. Più ti fa ribrezza, più ti ci casca l'occhio. Non lo guardare, che ti fa male. Ma che dici? Ma guarda quanto è bello. No, guarda che pettorali. Tu mi prendi per il culo. Ma che pettorali? Ma pare un tricheco. Leo, tu non puoi capire. Non puoi proprio capire. Non proprio no. Ma che devo capire? Paragona una farfalla a un bruco.
Avete visto come guido bene io? Benissimo. Caro mio, ho fatto la scuola di alta velocità io. Quando ero giovane guidavo i go-kart. Con carta e con freddo come guidava? A te ce n'è un'altra! Frecciamo con le gazzelle! Sì, imbalsamate! Uno per tutti! Tutti per uno! Per me è così, questa è la stecca. Vediamo un po'. Ma che stai facendo? Ragazzi, posso darvi una mano? Ah. È la vostra prima volta? No, io sono un grande campione. Ma e quale handicap hai? Se ne è accorta anche lei, eh? C'è qualcosa che non va, appena l'ho vista, visto. Ragazzi, ma senza handicap non si può giocare. È l'handicap il punteggio minimo che consente ai dilettanti di giocare su un campo di golf. Ah. Più l'handicap è alto, e più bravo è. E allora gli sta proprio lo sport mio! Vai Peppino, fammi vedere il tuo swing. Bravo? Sì. Colpisce la palla. Allora colpisce la palla. Sulle gambe morbido. Sì, flesse. Flesse, così, guardi in alto, poi guardi in basso la pallina. Un bel colpo determinato. Determinato. Forte, forte. Uno e due. Peppino, ma attento con quella mazza! Ma ho finito le palline! Pure io! E invece ne ho un'altra, simsalabim! Eccola! Dalla a me, dalla, metto io, va? Ok. Senti, mi dai una mano? Certo. Grazie. Sì. Questo lo butto, sì. Okay. Allora, piega un pochino le gambe, sì. E vai con lo swing! Swing. Un po' tardi, Peppino, scusami. Buonasera a tutti e benvenuti, questa è la serata dello Spin Day! Direttore. Cari internati. Internauti, Leo, sono quelli che vanno su internet. Cari internauti, stasera, finalmente, avrete l'opportunità di conoscere l'anima gemella. Però avete anche 200 secondi per scoprire se avete incontrato la persona giusta. Quindi buona fortuna a tutti. Buona fortuna! Ah, e lei come mai qua? Curiosità. Celeste, stai parlando con me? Ci devo dire tu? Ah. Frequento per chat un imprenditore da 6 mesi. Interessante, intelligente, colto. Tutto il contrario di mio marito. Però. E fisicamente com'è? Sai che non lo so. Ma no, non mi ha mandato neanche una foto. Magari fosse buono come quello. Oh, bella, quello è mio. Ah, sì? No, nel senso che è un mio compagno di classe. Sono qua per salutarlo. Mica per interesse, per ridere. Ce la facciamo una bella risata? Facciamocela. Che fa tanto bene alla salute. Sì, ma sono bellissime. Cosa mica ho visto? Chiama il 118. Ma non so il numero. Non troppo sensibile. Ok, ok. Sì, ok. Mm-hmm. Sì. Ok. Ciao, io sono Giulia. Piacere. Sì, ma... scusa. No, scusami, tu che... Ciao. Sì, no. Ok. Salve, mi scusi, ma io sto aspettando una persona. Anch'io sto aspettando una persona. Ah, sì? Speriamo che non sia la stessa, sa, con gli incontri in chat non si sa mai. Anche lei ha conosciuto un uomo su Cupido 2.0? Sì, un uomo molto particolare, intelligente e simpatico. E mi dica, com'è? Sa che non lo so, perché non l'ha messo la foto del profilo. Però non significa nulla perché non l'ho messa neanche io, però io perché sono sposata. Non so ancora per quanto, però sono sposata. Beh, neanch'io l'ho messa la foto sul profilo, perché insomma, sai, io... sono una ballerina di burlesque, abbastanza conosciuta. E quindi non voglio che mi apprezzino per le mie tette. Io anche ho un cervello e si vede! Sì, certo, si vede. Avanti, hai la possibilità di parlare con Leo. Ciao. Ciao. Ti riconosci? No. Dai, Leo. Ciao. Ma come stai? Bene. Ma quanto tempo è passato? Ma te lo ricordi quando venivo dopo la scuola a mangiare il ciambellone a casa tua, eh? E tua figlia Bianca non aveva capito un cazzo, poveraccia. A proposito, com'è sta tua figlia Bianca? Sono io, Bianca. Arrivo un attimo. Ma certo, Bianca! Te lo ricordi quando venivo dopo la scuola a mangiare il ciambellone fatto da tua madre? Perché lo faceva molto buono tua madre. Come sta tua madre? È morta. Bene, bene.
ma arrivo! Bianca, parlami di te, dai! Sì, niente, io ho visto che tu eri qui, ho detto andiamo a trovarlo! Che culo! Infatti, ti vedo e ti vedo bene, eri già bello, quando eri giovane, sei ancora più bello, Leo. Ma dico, sei proprio bello che sei, Leo. Che? Sei sposata, no? Sì. Ma adesso lui non c'è, che cazzo se ne frega, Leo? È un vicino, dai, Leo. Simone dice che dobbiamo scrivere una frase, massimo 140 caratteri. Niente sesso, solo amore. Okay. Quindi niente amore, solo sesso, ok? Ok. Fatto. Dai, ecco, ok. Il matrimonio prima di tutto. Il sesso prima di tutto. Sogno un amore romantico, ma... Che sta una botte mia. Vabbè, io te lo ridò. Da. Vuoi la penna? Ed è così che ho conosciuto un uomo molto speciale. Sì? E come si chiama? Ha un nome un po' strano, forse perché è napoletano. Ma va, si chiama? Celeste, sì. Ma vabbè, comunque. Piacere, io sono Andrea. Dai, Peppino, voglio stare con te. Lo sai che non sono mai stata così per un uomo? Ti prego, dai. Ma non posso. E dai, mandami un altro bacino, su. Cosa stai facendo? Niente. Sentivo il vento. Per il solito il vento viene, fa nord, sud, est, ovest. Ma cosa, sei un cretino, sei, eh? Cosa vuole quella lì, eh? Non lo so, è un'animatrice, vuole farmi fare un gioco? Io non posso fare gioco. Non fare niente di gioco. Perché c'è lei? Non posso. Grazie. Secondo me si sta domandando come fai a stare con una così. È quello che mi domando anch'io. Allora? Ma io non capisco. Ma come fa a stare con una così? Tu stai male. Hai cambiato spacciatore. È brutta l'invidia, eh? Ma quale invidia? Prima parlavo con sua moglie. Sapessi come mi guardava. Però ha sposato lui. Che sarò passato di moda. E se perdessi tutti i capelli? Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Otto di Sparaus. Dottore! Ah, salve! Senta che profumo di iodio oggi! Odiami iodio! Antica roba! Posso venire un attimo? Le devo dire una cosa! No, no, guardi qui, il terreno è melmoso! Poi ci stanno i granchi, è pieno di granchi, dei paguri! Potrebbero morderlo in dito del piede! Ma ci metto un attimo! Ma no, ma quale attimo? Evitiamo, guardi, evitiamo! Le volevo dire che la pillola funziona! Ah, ecco! Finalmente vedo tutto con altri occhi! E con un abbassi lo sguardo che è meglio! E poi percepisco come un senso liberatorio! E a me mo dici! E finalmente ho capito che l'amore è il fondamento della vita! E tutto il resto è futile! Questa è una bella notizia! Ci vediamo, vadi, vadi! Vado! Eh sì, vadi, tranquilla, eh! Arrivederci! Ah, ah, ma sono pulita cortica! Io ho brucia! Ah. Eccomi qui! Uè, Esposito! Ma che faccia è quella lì? Come va? Potrebbe andare meglio. Addirittura, ma guardi dove siamo, tutto così bello. Facciamo un bel brindisi a questa bella vacanza da single. Ah! Bianca, siamo sposate. Già. E con quegli idioti lì. Pure! Anche volendo non lo posso tradire più. Ma neanch'io ci ho provato, eh. Non è andata come volevo, ma non demordo. Sì? Mm-hmm. Ma perché tu dici così, scusa? Con Andrea, com'è andata? Andrea è una donna. No! Ma con le tette e la patata senza... E senza cervello. No, ma che sfiga! Ma dai! E adesso, ragazzi, massima attenzione perché voglio presentarvi un uomo. Un esemplare d'uomo. Un esemplare d'uomo che rivoluzionerà tutto il genere umano.
Il segreto del suo successo qual è? Ma cos'è, un'intervista via web questa? Sì. Me la concedi, Ambrogio? Peppino, il mondo ha bisogno dei tuoi consigli. Beh, io faccio molta ginnastica, tantissima ginnastica. Ciclette, 20-24 minuti al giorno. Poi fisioterapia, alla colonna. Importante. E poi salti fossi. Per il lungo e salto, senza caderti dentro. Non ci finisce dentro. La battuta. Hai sbagliato tutto, allenamento. E il successo con le donne, come è fatta a conquistare Eva? Che divertente. Che domanda. Come è fatta a conquistare Eva? Ma che bella domanda. Ma è una domanda top secret. No, top secret, no, ti prego, dai, Peppino, sì. Subito. Un segreto, un sorriso suadente, non come sorriso di merda come c'ha questo qui, Ambrogio. E gli peggio non è chiappa niente, che è merda. E che ti dicevo, Simo, forse era meglio se facevamo i personaggi dei nostri video, ora dobbiamo trovare una soluzione. L'unica soluzione di qua è che non dobbiamo sembrare due babacioni. Pensa che mio nonno mi diceva sempre, dopo tutto, un cappello non ti nega a nessuno. Un appello forse? E io che ho detto? Un cappello? Ma mio nonno mica sapeva parlare. Dobbiamo parlarvi. Anche noi. Sì, eh? Permesso, signorina. Ha detto permesso, non ti è sentito? Ciao Riccardo. Ciao papà. Ti raccomando di farmi fare bella figura. E sai che tu sei figlio di un sex symbol. E che symbol? Sinceramente non lo sapevo. Non lo sa. Non lo sa. Pisello, me raccomando a papà, non farmi fare brutte figure per lui. Ma voi spiegate che state facendo qua? Tu vai a fare quello che devi fare, forza! Tu vai a togliere le sedie, ombrelloni, sparecchia, forza! Dai, io sapevo. Dai, forza! Andate fuori dalle balle! Via! Noi che facciamo, Peppi? Ma che facciamo? Andiamo a rimorchiare, andiamo, no? A rimorchiare, andiamo a rimorchiare! Peppi, però? Tutte le donne a te, qualcheduno lascialo pure a me, no? Ma mi chiedi una cosa impossibile, lo sai come sono? Lo sai? Io sono il solo. E lo so, però qualcuna potresti lasciare, no? Che ne so, ci penso, ti penso. Ma avete un'idea? Sì. Vabbè, senti, facciamo una cosa. Sì. Potrei lasciarti, che so, le rosse. Ma rosse non mi piace, sono brutte. No, vabbè. Ma come sono brutte? Sono belle. Quelle di colore. No, le colori piacciono a me, quelle dei colori piacciono a me. Tutto a te, cioè c'è il monopolio. Senti un po' una cosa, ti posso lasciare quelle a pois. Ed io sono la papuasi, come sono? Ma no, come sono yellow, gialle. E che te, non littero. Come i filippini. Ma le filippine hanno fastidi. Pulire, sanno che pulire hanno fastidi nella casa. Ma è donna la filippina, no, donna. No. Ma guarda donna la filippina, quando ti quelle di colore. Voglio bene, qualcuno che ti piace, non so. Una bella pacchianella. Una pelle rossa. Grazie dell'invito, Leo. Veramente ti sei invitata da sola. E come va? Male. Ma come fa a andarti male, Leo, guardati. Non ti manca niente. Avessi i muscoli di tuo marito. Lui ha qualcosa più di me. Se per questo lui a me. Ma è vero? A te? Senti, Leo, basta cazzeggiare. Sì. Sì, infatti, basta cazzeggiare. Ci ho pensato, sai? Ci hai pensato? Sì, te l'ho appena detto. E credo che per te io potrei anche compiere il gesto estremo. Parla più forte che non sento. Io per te, Leo, potrei anche tradire mio marito. Scandisci meglio che non voglio equivoci. Io voglio trombare con te. Dove, come, quando? Io qui adesso. Ma è una cosa meravigliosa. Un contratto nuovo, hai capito? Vieni da sola? Io torno, ciao. Un contratto nuovo con le creme della Sforfer. Ma prima che stai facendo? Ma perché non vai a mare con il canone? Evito le mareggiate, me la godo così, caro mio. Visto, era scemo allora, Peppino, sta arrivando. Ieri siamo un'amica per me, un'amica. Peppino! Ehi, bamboli, ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, volevo presentarti questo mio caro amico, un po' bruttino, anzi, bruttarello, Guardalo qui, Ambrogio, eccolo. Ma rispetto a te, chiunque sfigurerebbe. Lo so, però lui ha un desiderio. Se tu avessi un'amica da poterle fare conoscere, che ne so. In realtà ci sarebbe mia sorella, la gemella. La gemella? La gemella? La gemella, dalle il numero telefonico allora. Segna il numero. Allora. Ambrogio, hai avuto un bel big da cul. Ciao, per il numero. E come si chiama? Susi. Susi. Che bello per stanotte. Abbiamo fregato anche le nostre mogli, Peppi. Acuto e vitale il tuo pensiero, bruttino, bruttarello. Thank you.
Andragio! Peppino Playboy! Che bello che sei, Peppino! Guarda come parla! Guarda che classe! Guarda che eleganza! Guarda che stronzo! Adesso ti faccio vedere io. Senti, vogliamo fare due whatsappetti alle gemelline? Sì, dai! No. Facciamo una cosa però spinta. No, spintissima. Spintissima, no. Whatsappini, messaggini, ma che è? Vergogna! Uè, Cicci, ma vi rendete conto con chi state? Guarda che noi siamo pieni di corteggiatori così. Tieni! Bella gioia! Ascolta una cosa, guarda che in tanti anni di matrimonio non m'hai mai detto che sono bello. Perché in tanti anni di matrimonio non ti ho mai mentito. Uè, Befana, cosa stai dicendo? Attenzione, perché io da questo momento ho cambiato donna, non ho scelto più te. Befana, anche io mi sono stufato di essere trattato come uno scemo. Bravo. Io non sono il cretino che dici tu. Ho detto bene, Peppino? Sì, un po' cretino sei, però è molto intelligente. Vedi? E quando diventerà famoso come Gigi D'Alessio, farà le fiammae. Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Ma tuo marito è più scemo del mio. Poi Cicci, io ve lo dico. Se fate quello che state per fare, poi non veniteci a chiedere perdono, chiaro? Peppino non chiede mai perdono. Tango? Se non hai, Peppino. Francamente me ne infischio. Simo, Giulia non mi ha nemmeno risposto al messaggio della merdina che sorride. Carica tua merdina di rangapa, ricca. Ma ti ha mandato un messaggino che la merdina a Giulia. Comunque non sono molto più preoccupato. Perché, scusa? Perché guarda qua. L'unica emoji che mi ha inviato tutta vita sono le corna. Non quel tipo di... quel tipo di corna. Senti, ho cornute. I ragazzi. Oh, amore. Ragazzi, vi dobbiamo dire una cosa importantissima. Sì, diteci. Non ci stanno ascoltando. Ehi! Oh, ma è una cosa importante. Lei il telefono di me. Voglio che tu sappia che se il papà e la mamma divorziano, per te non cambia niente. Amore, per te cambia in meglio, papà ti costa assai. Ma davvero vi divorzierà? Dire quella brutta parola? Ma voi vi siete visti tutti e quattro come state rovinati? Con quale parola li abbiamo definiti l'ultima volta che... Vecchi. Quale vecchi? Vintage, mamma mia, vintage. Bravo, che bella soddisfazione che mi dà. Belle parole! E Andrea? Rispondi. No, non me la sento. Rispondi! Sì? Anche sto andando come la sua. Che fai? No, ma vai. Che forte. Arrivo. Subito. Vai, Celeste, vai. Vola. Sii trasgressiva. Il paese mio si dice zoccola. E vabbè, sono male di dire. A proposito di zoccole, Leo. Dove sei, Leo? Questa sera non mi scatti. Oh, porca foia. Bello, tutto sbrilluccicoso. Ma qua cosa mi prendo? Perché in realtà avevo pensato ai peperoncini, però sai com'è, con tanti maschi dovesse scattare l'ormone. Ce ne siamo liberati. Eccolo qua, telefonino. Allora, io alla gemella gli scrivo, anche se non ti conosco, già mi piace. No, no, fai. Non so cosa ti farei, mia bella topolona. No, io lo so che gli farei. E che gli farei? Gli strapperebbe le mutande. A strascica e boccone. Bene, mi piace. A strascica e boccone. Come si scrive se? Strascica, con la esce. E la esce. E scrive morsi. Ricca, che gli scriviamo alle ragazze? Gli scriviamo che gli vogliamo bene e che siamo delle persone serie. Firmato il tuo sporcellonato schifo. Firmato il tuo sventrapapere. Allora, avevo pensato pure alla cipolla, però metti che poi una pomiciata. Vabbè, che dici, assaggiamo quest'uva nera, vediamo com'è? Saremmo stati troppo maiali? No, alle donne piace il pecoreccio. E beh... Ma non saremmo stati un po' troppo romantici, tutti questi smangeristi, cose, guarda. Se si spaventano e se ne vanno significa che non ci hanno mai voluto bene davvero. No, Ricca, se si spaventano e se ne vanno significa su, zoccola, zoccola, più pieno, zoccola, zoccole. Navano. Provincia. Il vento caldo dell'estate deturpa la mia pelle vellutata. Cosa mi consigli, Tongo? Dottore, pronta vasca, con acqua al sulfurea che puzza.
Salti in spalla, bordo io. Ok, Ambrogio, seguimi. Che acqua miracolosa! Eppi, ma che stai facendo? Di gargarismo? Certo! Mamma mia, ma mi sente una puzza esagerata! Ma che acqua è? È acqua sulfurea, ma che cosa pensavi? Che era latte d'asino, testina? Ma che schifo, ladro ciuccio! Ma scusa, tu che sei un asino, non fai il latte! Ma che faccio il latte? Che sono asino? Ma piacere! Comunque sappi, sappi che la regina Cleopatra ci faceva anche la doccia con il latte d'asino. Con il latte d'asino sicuramente. Come buzzola, mamma mia. Già dov'è, Mucimma, va? Peppi, puzzusciamo, non ce la faccio, Peppi. Ragazze, a noi. Girl. Ok? Fallo bene il nodo, se no mi rimane in gola. Brava. Vai, shop. Don't go. Ah. Bravo, Tom. Bravo, tocca la mia spina dorsale, è una spina sacra. Ah, che bello. È brutto. Ambrogio, non ti lamentare. Peppi, Gino Cinese mi sta ammazzando. Perché non ce ne andiamo? Le gemelle ci stanno aspettando. Lasciale aspettare. Sembra che sono caduto con Panurice Mare. Oh Cinema, ma non potevi morire in Cina, no? Perché sei venuto in Italia? Che bello! Che brutto! Ambrogio, ha rotto cazzo. Mannaggia, ho finito le pasticche. Le pasticche? Scusa, che pasticche prendi? No, niente, delle pasticche che prendevo per vedere il mondo più bello, ma oramai non ho più bisogno. Ho trovato l'amore. L'amore. Ma e tu, gemellina, sei pronta per l'uscita a 4 di questa sera? E con me? Io sono nata pronta! Vabbè, certo, tu non è bello come il mio. Però sai, è simpatico, è buffo, è di Napoli. Sai, mi ha scritto anche un messaggino. Ah. Dice che è con me, vuole fare le cose sul serio. Bene. Ma non è che è grasso. Ma scherzi, guarda che è informissima. Stai andando da Eva? Certo. Sai che ci sono diventata amica per te? E mi ha detto che ti sta aspettando in un'altra stanza. Vero? Vuole farti una sorpresa. Però prima vuole che ti bendi. La cosa sadomasa. Vabbè, Ludo, magari siamo state noi troppo aggressive, li abbiamo troppo... No, Giulia, perdonami, però un conto è che tu vuoi un'avventura. Ci sta. Un conto è che tu mi scrivi, ti prego. Ti strapperebbe le mutande, il tuo sventrapapere. Ci avviciniamo? Sì, ma tu non hai paura. Non ho paura. Non si è andata la puzza. Ma puzza di cosa? Puzza di niente, ricca, qua non puzza di niente. Mi piaci tanto, non so che ti farei bella topolona. Che c'è? Peppina Cosa, io mi sento in colpa, non ho mai tradito mia moglie. Ma nemmeno io ho tradito la mia, Però siccome prima o poi il tempo passa, questa bellezza evanescente finirà. E possiamo mai vivere di rimpianto, ma vai, e dove vai? Da Andrea. E tu dove vai? Ah, ci vediamo a luna. Ha detto che ci vediamo a luna. No, Peppi, a luna è così. Le ha fatto così. E allora Andrea è così? Come così? Che vuoi dire, Peppi? E dimmi di tu. Eccoci qua. Sì, è chiaro che se sono qui è solo per fare un dispetto a quel mostro di mio marito, eh? E io sono qui per dimostrarti che so farlo molto meglio di lui. Leo. Ma tu sei sicura che non senti niente? No. È testato qualcosa? Oddio. È testato qualcosa? No. No. Basta parlare. Sì, la tua porca. Tieniti là. Facciamo una cosa. Ti lego. Mascheriamoci. Una bella mascherina, ecco così. Risolviamo il problema, sì. Allora, cosa mi fai fare? Leo. Cosa mi fai fare? Leo. A che presa? Leo! S'il vous plaît. C'est peu. C'est pas no? Mi sto facendo bella per te. Ah, c'est peu, c'est peu. Avanti. Permesso. Ciao. Ti disturbo? Ti devo fare assolutamente vedere una cosa. Vieni. Che è successo? Tieni. Ok.
Che ne pensi? Stai bene vestita così. E il costume per il mio nuovo numero di burlesque, te lo voglio fare vedere. Certo che lo voglio vedere. Lo vuole vedere? Ma hai qualcosa da mangiare prima? Ma ti faccio vedere io quello che faccio. Ma lo sai che è la prima volta che mi sento più brutta di un uomo? Ma va là, cosa dici? Tu sei molto carina. Ma quale carina? Tu sei un bel gnoccolone paciarotto. Ah! Che dolore eccitante. Amore, ciao. Facciamo un bel selfie. Un selfie? Sì, mentre facciamo l'amore. Dai, mentre dai. Facciamo l'amore? No, ho mia moglie no? Che mi chiama. Non senti? Ma no, non ma senti, dove vai? Io devo andare, no, non posso rimanere. Ma scusami. No, amore, ti prego, non devi andare via. Devi stare qui con me. Ma... A me mi sono innamorata. Io sono innamorata di te. Dai. È il cuore forte che, sì, perché il batte, cuore che batte forte. Adesso mettiti comoda, ok? Sì, ho finito. Ciao, ciao. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Ciao ragazze. Ciao quattro occhi. Ma allora? E allora? Ma li avete letti i nostri messaggi? Sì che li abbiamo letti. Eh sì, eh. Che ne pensi? E che ne penso? Questo. Ma sono state troppo sincere. Abbastanza. Ma dove sta il portaggio? Che mosca c'è caso raccordo? Tranquillo, siamo quasi arrivati. Beh, va dare l'appuntamento proprio qua. Sì, voleva che fosse solo sesso. Beh, mo dici, già c'ho fino a mano di rado. E calla, mi si piega del fino a mano. Dai, che adesso ci pensa lei a te. Brava! Ti capisci con Andrea? E allora te la sei voluta tu, cara Celeste. Io non sarei mai venuto in questa stanza per tradirti. Io ci sono. Lo ha detto Cere. C'è nessuno? Sono qui. Madonna, sai, mi ha colpito il tuo messaggino. Sei proprio un romanticone! È che sono un cantante neomelodico molto famoso, la vena poetica è più forte di me. E tu più mi dici così, e più non vedo l'ora di saltarti addosso! Comodo, che mo vengo. Grazie. Ma ci sta manca una sedia. Madonna, sono spianto. Mettiti comodo, come spugliamo quasi sosso. Da-da! Eva, posso prendere un bicchiere d'acqua per la pillola per la pressione? La pillola? Ma quale pillola? Ma stai pensando alla pillola tu? Ma io non vedo l'ora di baciarti, di toccare i tuoi addominali scolpiti. No. Quanto c'è scritto? 1, 2, mezz'ora prima. 30. Il cuore. E la Madonna. Io non posso. Sono sposata. La senti questa voce? Viene da fuori. No, viene da dentro. Sono sicuro che viene da fuori, ne sono sicuro. No, la mia coscienza viene da dentro. È fuori. Mi dice non farlo, Bianca, vai. Non andare, Bianca, non andartene. Se solo tu mi trattenessi. Rimani qui, non andartene, Bianca. No, non andare, no, non andare. Bianca, non andare. Aspetta che ti arro io, aspetta. Ma mi stai trattenendo? No, 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 non andartene, Bianca, Bianca, non andartene, Bianca. Non andartene, Bianca. No, no. E lei la sta mano. Peppino, che potenza, che uomo, che coraggio. Come cazzo fa? Baduffola! Dove sei? Ci sta nel zanzario. Capirai, c'ho pure il sangue buono. L'ultima zanzara che mi ha pizzicato mi ha messo 5 stelle su TripAdvisor. Quando stavo qua? Ah, eccola là! Madonna, mi bruciano! Oddio, c'ho due rossicini in mezzo ai gambe! Brucia, brucia! Bella, finalmente si scopa! Senti che profumo! Ma che deodorante usi? Al panettone! Buono! Oh. Oh. Ma io non volevo! Mamma mia! Into the lake.
E sei tu che mi hai cercato, bambola. No. Beh, bravo, hai fatto un bel balletto, complimenti. Buonanotte e non rusare, mi raccomando, perché sennò io cammino. Ciao, buonanotte. Ma non ho mai fatto l'amore con un uomo bello come te. Ma che ci faccio io le donne? Boh! Come qui c'è la tartaruga, toccala! Oddio, ma qui è tutto molliccio! Guarda qui i bicipiti, guarda che roba! Ho fatto anche il batterista io! Ho suonato con i Duran Duran, ma stiamo scherzando? Ho fatto un culo così, oh! Oddio, ma sei pure pelato! Ma faccio apposta, c'ho la macchinetta, la passo tutti i giorni! No, ferma! Peperoncino no, Guarda che sono bello carico! Dai, vieni qui, dammi un bel basico, stai scherzando! Che ne pensi? Bello! In realtà non ne avevo mai visto, è anche molto sensuale. Andrea, ma grazie per lo spettacolo, ma io vedi che sono una donna felicemente sposata. Vabbè, sono sposata senza felicemente. Comunque, sono ancora innamorata del mio Ambrogio. Beh, da te, se sei innamorata, non fare il mio stesso errore. Che hai fatto? Il mio fidanzato voleva che io lasciassi il burlesque. Voleva che io rinunciavo alla mia passione e non l'ho fatto. E ti ha lasciato? Sì. Ma hai fatto bene, perché se un uomo ti ama veramente, non ti può chiedere di rinunciare alle tue passioni. Dici? Sì. Grazie, Andrea. Stavo per perdere il mio Ambrogio. Il pezzo è bellissimo, un numero straordinario, sarà un successo. Ciao. Ciao. È inutile che mi sbendi, tanto lo so che sei tu, Bricitta. E meno male che non ti piacevo. Vabbè, comunque se vuoi adesso possiamo anche non vederci più. Che cosa? Non vederci più? Io con te ci voglio prendere residenza. Amore, m'hai ammazzato. Dimmi qualcosa che mi tiri su. Alzati. Mi è caduto il solaio addosso! Mamma roga! Bella! Eppure svenuta! Aiuto! Ambrogio! Amore! Amore! Meno male che sei venuta! Chiama Bianca! Chiama due o tre camerieri con le forzute! Vai a affittare un muletto! Luatemi sto camion da addosso! E io che volevo perdonarti! No! Amore! Soffoca! Amore! Dove? Eva, ma tu sei pazza, guarda cosa ho combinato, pazza! Fatti mettere le gocce, dai! Fatti mettere le gocce! Apri! Più su! Più su. No, qui, dai! Vado giù? Sì, più su! Più giù! Più giù! Brucia? Dai, stai fermo! Pilo! Ecco qua! Ma l'hai strizzato tutto? Sì, tutto l'ho strizzato! Tutto! E adesso sto meglio, adesso! Stai meglio? Senti un po' una cosa! Ma è vero che hai smesso la pillola? Come la pillola? L'ho smesso. Oh mio Dio, no! Vuole un figlio da un'altra donna. È finita. Pensavo di aver trovato l'amore, ma invece... Ma invece che cosa? Ma invece niente, non l'ho trovato più. Guarda che io ho visto che c'era qualcuno che... Ma chi? Chi? Ma no! Dava tra, tu lo... Ma no! Ma sì, invece! Ma sei sicuro?
Bianca! Ah, Bianca, sai che ho fatto un sogno fantastico, veramente. Ero in compagnia di tantissime donne dai 42 ai 47 anni che volevano fare l'amore con me, avec moi, c'est moi. Oh. E io, poi che bella pelle che c'hai, mamma mia, che pelle morbida. Cos'hai fatto, la ceretta? O hai usato la macchinetta Gillette? Non sono io la valigia, perla! Ma non dovevo mica partire stasera? No, io parto adesso, tu parti stasera. E non mi guardare che non mi sono neanche preparata! Ma non parti con me? No, parti con te, da parti! Portami con te, è un ordine! Ah! Ah! Che dolore del pentimento! Bianca, Bianchina, dove è andata? Bianca, Bianchina, ma è andata via veramente? Ma che sono un bel pirla. 30 anni buttati con un pagliaccio. Ma col cazzo che me lo sposavo se non era per Simone. Io non lo voglio vedere più. Ciao, amore. Che fa, dobbiamo ballare? Che, hai deciso di andartene? Dopo quello che hai fatto? Ah, io, a me lo dici? Guarda bella che ti ho vista entrare nella stanza di Andrea. E sei scemo, ma che ci fa? Come che ci... Guarda, ce l'è, è vero che mi reputo uno scemo, ma stai esagerando però, eh? Non sto esagerando, perché se avessi saputo quello che stavi facendo tu, io con Andrea ci andavo veramente a letto. Baci e abbracci. Quindi allora non è successo niente? Non è successo niente! Ti voglio bene! Ma che è sta puzza? Che sono felice perché finalmente i nostri figli hanno trovato l'amore. Almeno... Eccoli qua. Stavamo parlando di voi. Fanguda. È una bella pronuncia però, eh. Cioè, non parla proprio di dialetto preciso come me. Ma perché ce l'hai con me? Ce l'ha con lei, come io ce l'ho con mio padre. Perché sapete cosa siete? Siete due pirla. La madonna, cosa dici pirla? Giù, con le parole. Non capisco milanese, che significa? No, però educate perché l'ho dato da lei. A me? Grazie. Ma perché, che abbiamo combinato? Per colpa vostra, Giulia Ludovica ce l'ha lasciata. Guarda qua, ti strapperebbe le mutande. Ma si può? Ma andate a quel paese e tu dimentica il mio nome. Oh, Peppi, che abbiamo combinato? Ma gliela strappate le mutande? Peppi, quali mutande? I messaggini che abbiamo mandato. Abbiamo sbagliato. Il telefonino era quello dei ragazzi. Abbiamo no! Sbagliato. Sì! È colpa tua, porca miseria. Ma mi hai dato il telefonino, ma l'hai dato sempre te. Colpa mia, Peppi. Tutto quello che succede è colpa mia qua. Spacca la testa. Peppi, sì. Spacca la testa. Peppi, ce la fanno pagare. Adesso però dobbiamo darci una calmata perché siamo già su 140 battiti al minuto, eh. Non dobbiamo esagerare, no? Ma che scherzi, amore. Amore, ti prego. Ho appena messo la crema nuova, quella idratante. È quella che sponsorizzi? Sì, quella lì. Ecco, i battiti stanno scendendo. Li mantenere su 100-120. Sì, infatti, ideale per bruciare grassi. Sì. Ma scusa, che fai? È la diretta con i fans. Ma adesso? Leo ama l'amore. È un grande amatore. Ma Leo deve stare zitto adesso, perché ha da fare. Leo ha da fare. Mannaccia miseria, mannaccia miseria. Ti piglierei a schiaffi. No, mi piglierei a schiaffi. No, te le do io. No, tu c'hai le mani grosse, fai male. No, te faccio una faccia tanta, così. Ma lascia stare, mi piglia a schiaffi da solo. E capite che abbiamo combinato? Abbiamo rovinato la loro relazione d'amore. Non è colpa nostra, non è colpa di altri. Io tua. È nostro. Vabbè, nostro. La colpa, Peppi, è di questo maledetto telefonino. Questo è maledetto telefonino. Maledetto smartphone. Mannaccia. Maledetto telefonino. Ah. Ma che fai? Ma che fai? Te l'hai buttato? Ho buttato. E perché? Me l'hai detto tu, maledetto telefonino. Ho buttato. Hai capito quante cose? Ma che cazzo me ne frega? Non è mica mio, no? È tuo? Ma chi sto? Era scemo! Mannaccia miseria, mannaccia! Ma lo copri con lo sconto, ne copri un altro, testa! Disgraziato! Ma chi sta proprio scemo? Ma se butto il telefono, guardate a casa, distrutto! Un cellulare... Addio cellulare! Ma ci metti un po' di scotch, una bella scocciata e sei a posto! Ma che metto lo scotch? Ma stai scherzando? Non lo puoi scocciare! Ma no! E allora buttalo via, cosa te ne frega! Ma chi sta scemo? Tu mi hai scocciato, Pi, tu mi hai scocciato! No, tu mi hai scocciato! No, tu mi hai scocciato! Tu mi hai scocciato, adesso io e te ci dividiamo, uno di qui e l'altro di là, e me ne sbatto le palle, ma che dividiamo, Peppi? Qua bisogna fare qualcosa per i ragazzi! Ma ci pensi dopo il matrimonio, quando daremo alla luce al nostro primogenito? Come ti piacerebbe chiamarlo nostro figlio? Come papà mio. È giusto, amore, come papà tuo. E come si chiama papà tuo? Clodoveo. Clodoveo.
Sì, ma la silo va a piantare io vergogna, oh. Clodoveo. Nonno Clodoveo, non si può sentire. Ma io non voglio venire. Dove andiamo? Non lo so. Di là. Dritto, dritto. Ma sei sicuro? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vedo io. E a mannanza. Ma. Tu ti devi fidare del mio istinto. Ah. Non si apre. Ma devi aprire così. Po' farbacco, ma dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Peppi, questa sembra la sala monitor del resort. Ma che fai, ti siedi? Ma noi che ci stiamo mettendo nei guai, andiamo via. Allora andiamo via, cosa devo fare? Andiamo via. I ragazzi. Siamo bloccati all'ascensore. L'ho notato, Simo. Siamo tipo fermi. Vuoi dirmi qualcos'altro di ovvio? Ma fai schifo, ma baciata un po'. Per l'entusiasmo. Ma che l'entusiasmo, l'entusiasmo. Sono contento per loro, Peppi. Ma tu pensa alle nostre mogli, quelle che gli abbiamo fatto passare. Mamma mia, quante colpe abbiamo, quante colpe. Specialmente le tue. Taxi, ma c'è un taxi in questo posto. Bianca, lascia stare che è mezz'ora che l'aspetto, non ce n'è. No. Già te ne parte mannaggia come portava mia. Curruto e mazziato, conosce tu, non muori, non si spada. Infatti. L'abbiamo persa, ti rendi conto, l'abbiamo persa. Io mi prenderei a schiaffo. Ma piglia a schiaffo, ma piglia a schiaffo, a schiaffo. Non fare così. Non ti trattare così. Ambrogio, dammi uno schiaffo. No. Dammi uno schiaffo. Non mi permetterei mai. Per favore. Non mi permetterei mai, beh. Dammi uno schiaffo. Ma chi stai scemo? Dammi uno schiaffo e vorrei a me. Mi ha dato sto papagno. Ma sento la loro voce. Vogliamo essere leali, vogliamo essere sinceri, diciamoci la verità. Sì. Quando mi hai incontrato la prima volta, cosa hai pensato di me? Cosa hai pensato? Dillo un po'. Devo dire? Dillo un po'. Ti stai proprio cesso. Bravo, dammelo domande, dammelo domande. Le verità vanno dette, caro mio. Le abbiamo dette. Ah, però tengo un piccolo segreto. Un segreto? Guarda che cosa tengo, lo tengo sempre vicino a me. Questo è. Ma come chi è? È una foto di Bianca questa. Quando andava al liceo era la più bella di tutta la scuola. Di tutti i licei? Di tutto il liceo. Figurati le altre che erano, mamma ruca. E oggi ancora più bella. Sì. Però. Guarda quando siamo fessi noi uomini. Pure i dai che se fa fotografie c'è. Che amore. Andiamo, Peppi. Ciao Bianca, andiamo. Che peccato. Siamo singoli. Ambrogio, lei piange la mattina, piange la sera, piange sempre. Sono emotivo. Ma sono emotivo anch'io, allora mi viene da piangere anche a me. Vedi, sei tu sei emotivo. Emotivo pure io. Senza di noi. Ma erro o non erro? Ma allora è vero che io ho quel viso bello, straordinario, fantastico, simpatico, sublime, che tutti dicono erro? Erri. Te so, io a questo punto torno a fare l'usciere al catasto. Ti voglio bene. Amore, io ti amo. Sì, vabbè, adesso questi due qui si baciano, si mettono la lingua in bocca, stanno lì, si stringono davanti a tutti e noi cominciamo. Tu vuoi qualcosa anche te? Beh, un minimino, una roba. Oh, ah! Così la prossima volta ci pensi, eh? Cazzo, mi hai fatto male, guarda, hai preso proprio una pallina. Ma non sta lì adesso. Aia, che roba. Jingle bell, jingle all the way. Jingle night, jingle all the way. Ma guarda qui, facendo persecuzione. Ma che fai, devi da Babbo Natale? Sì, da Babbo Natale. Tu, al massimo, fa sulla befa. Ambro, già vattene un po'. Aiuto! No, che bel ragazzo che ho. Dai qua la me. Sì, oh, ma papà.
Sono una bella coppia, eh? Molto. Cioè, io non lo so come mi sento, ma... Buon Natale, Giulia. Buon Natale. Che cos'è? Auguri. Auguri. Posso tenere quella? Io posso tenere quella? Ma certo. È che qui sono venuta bene. C'è una cosa che vorrei tanto, 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 mo. Chiedimi qualsiasi cosa, mo. Me la sogno pure la notte. Dimmi. Un camion della monnezza tutto mio. Sì, però mi devi promettere una cosa, eh. Che la sera lo portiamo su casa. Io mica mi fido a lasciarlo fuori. Ah, grazie, ma grazie, grazie. Simone. Simone. Ricky, ma che cos'è? Aprilo. Ma è stupendo. No, non ci credo. Sì. Mi va pure grande, però. Così ti andrà pure l'anno prossimo. Buon Natale, amore. Grazie che a te di essere parte della mia vita. Guardi i nostri ragazzi come si baciano. Guarda. Questo è vero amore. Amore vero. Non virtuale. Senti, ma se invece di fare la fashion blogger facessi mamma blogger? A Leo piace tantissimo l'idea di fare l'influencer babbo. Oh, il film è finito, ma le è piaciuto il film? Assai. Assai, anche a me assai, assai. Comunque l'anno prossimo il film lo faremo a Ponte di Legno, al nord. No, al nord fa freddo, al sud. Ma al sud nevica, non vede lì che nevica. Ma c'è la neve al sud, è calda. La neve Natale è calda. Al sud. Io lo faccio al nord. Ognuno il suo Natale, al nord e io al sud. Va bene, vuole dire che gli auguri ce li faremo via web, ce l'avete il web? Quindi rimane a banda larga. Non tenete la banda larga, ma tenete la banda dei bersaglieri. Noi teniamo un sacco di megabyte. I megabyte, capacieri friare. Ormai abbiamo la fibra. Sì, la fibra capumarola. Oh, mi dico un po' una cosa. Ma lei twitta? Non sempre, però faccio i faccini. E che sono le faccine? Quando sorride è così. Sì. Quando è imbronciata. Ma devo fare pure io le faccine. Un attimo, un selfie. Beppi, ma tutta a te. Ma che ci faccio io, le donne? Boh! Via, show! Ma non spettinare, mamma mia. Sì, tutti i capelli che hai. Insomma, su Natale dove lo facciamo? Lo faccio al nord. Io lo faccio al sud. No, facciamo una cosa, facciamolo tra nord e sud. Perciò, buon Natale a tutti, sia belli che brutti. Ma c'è la faccina brutta? No, ci vuole più brutta. Ci fatta la faccina. No, sì, io sono bella, ci fatta la faccina. Buon Natale, buon Natale a tutti. Buon Natale! E allora? Buon Natale a tutti! Posso fare una domanda? Sì, e la faccia? Ma lei il culo come ce l'ha? Ce l'ho qua. E certo che ce l'ha, pure io ce l'ho qua, mica ce l'ho qua. Dico, ma non senti fredde le chiappe? Freddo le chiappe? Ma io sento caldo qua, qui sembra di essere la San Melsec. Che adesso ci ha messo? San Melsec, ma è stato...